Oh, mamma, oh mio Dio, no, no, ma pure qui, pure qui di nuovo, cos'è tutto sto casino, ma che casino è successo, dai però, povera spiaggia. Dopo quel pezzo di ponte crollato proprio addosso a un ombrellone, boom, pure un meteorite. Anzi, tre meteoriti, proprio mi devo beccare tutte ste cose. In questa povera città mi devo beccare sempre questi meteoriti, cose. Io vado a casa, basta, mi sono stancato. Per fortuna sta spiaggia non è più aperta. Fino alla prossima estate. Ah, domani vado a controllare. Che noia però. Tra un po' basta che si incendiano anche solo gli asrai ed è fatto. Fatto. O magari che ne so. Un altro meteorite. O magari un altro pezzo di ponte che tipo cade, va giù e fa schizzare in aria tutti i pezzi di cemento sommersi per poi farli schiantare sulla spiaggia. Sì, certo, eh. Vabbè, oggi non ho tanta fame, quindi mi sa che vado a dormire. Ah, Giampaolo. Ah. Aspetta che a Giampaolo gli devo dare le ossa. Dove ho messo le ossa per il cane? Vabbè, no, gli devo dare da mangiare. Oh, bravo. No, Giampaolo. Da quando sei diventato pigro? No, ti piaceva un sacco portarti fuori. Il postino non mi sta più portando qualcosa. Io non sto più nemmeno usando più la mia auto per andare dalle altre parti. Beh, certo, ormai non si può. Cioè, ormai la spiaggia è chiusa. Adesso però io voglio tanto andare a vedere questa nuova zona, perché qua, come è, che bello, che figo. Certo che questa nuova antenna l'hanno fatta proprio bene, perché quel vulcano là ci faceva sempre andare via internet, mentre ora che c'è questa torre super avanzata non più. Ah, che bello. Tra l'altro è veramente molto bella come torre. A parte sto ristorante ormai. Ah, pure. Sì. Sale grosso. Ormai sale grosso. Non ci va più nessuno ormai. Nemmeno qua fuori. Non ci va più nessuno. Perché ormai cosa serve andare qua fuori? Cioè, cosa serve ormai andare a Sale Grosso? Perché Sale Grosso è un ristorante da estate e poi dentro è un po' bruttino, quindi nessuno ci va più. Ad esempio, pure Bar La Nutella, qua non ci vado più, adesso ci faccio una bella colazioncina. Allora, finalmente posso fare una bella colazioncina, visto che non ci vado qua da un po' di tempo, ma sono le 6 di mattina. Bene. Allora, cosa? Sushi Nutella. Perché sushi Nutella è buonissimo? Cioè, io pensavo fosse del sushi con sopra del cioccolato, ma in realtà è tutto cioccolato messo dentro il panino. Fragole con. Mi sa che per colazione mi prendo delle fragole con Nutella, mi siedo qua. Ah, aspetto il mio ordine.
Oh, che buoni che erano. Ordinare tre piatti erano così buoni. Cioè. Chi è che ordina un solo piatto? Allora no. A parte che qua le fragole sono limitate. Infatti le fragole qua hanno detto che non ci saranno a lungo per altri qualche giorni perché le hanno lasciate avanzate. Quindi mi sa che se fosse ancora estate tutti saremmo contenti. Adesso però io voglio andare a vedere il cratere che c'è là, perché non è possibile, non è possibile, cioè il punto più bello di tutta la città, la spiaggia che è così bella, che adesso, io sono caduto, il punto più bello di tutta la città, di tutte le città, cioè appena era stato costruito tutto a posto così, poi c'era il ponte che passava attraverso e poi sto ponte deve crollare e poi un altro pezzo di ponte deve crollare addosso alla spiaggia, poi pure un cratere con i meteoriti, cioè ci rendiamo conto? Eh sì, signor Pollo, salve. Signor Pollo, non ho tempo. Dai, cioè tra un po' o crollo un pezzo di questo ponte e che fa volare addosso, perché sotto ci sono altri detriti e se questi detriti, se tipo un pezzo di ponte tipo questo cade giù e boom, fa saltare in aria tutti i detriti che vanno tutti addosso alla spiaggia. O magari poteva capitare che, o magari poteva capitare che quel meteorite colpisse i trampolini, che trampolini cadessero addosso proprio, boom, lì, proprio addosso alla spiaggia. Se fosse stato così, allora non saprei perché avrebbero dovuto costruire un'altra spiaggia. Cioè, guarda che bella, a parte. Oh, qua mi sono dimenticato. Qua ho lasciato ancora aperto l'ombrellone da. Qua ho lasciato ancora aperto l'ombrellone dall'ultima volta che ci sono andato. Adesso non credo sia legale fare il bagno, cioè, nel senso. Non è illegale, però l'acqua è troppo fredda. Cioè io non ci vado, è troppo fredda quest'acqua. Ora, qua Grande Fede ha ancora lasciato qua il suo asciugamano. Poi mi sembra che qua c'è la sabbia, bla bla bla. Qua ad esempio, qua Giorgia ha lasciato pure lei qualcosa. Guarda un po', ho lasciato pure lei l'ombrellone aperto. Qua abbiamo uno scivolo che è stato appena aperto. Questa zona. Qua era bellissimo andarci. Qua era troppo bello fare il campeggio. Beh, si può ancora fare il campeggio perché qua era proprio un bellissimo posto dove fare il campeggio in estate. Adesso non so se ci posso più andare. Però adesso mi tuffo di nuovo con l'acqua super fredda. Oh, è freddissima, freddissima, mi sta congelando. Mi scaldo un po' su qua. Cioè, che casino. È proprio un cratere gigante. Cioè, non è possibile. Ma non è che magari è un presagio del vulcano? Magari è così perché no. No, non può essere. Perché una meteora di vulcano si frantumerebbe appena toccherebbe terra, mentre un meteorite, cioè un frammento di vulcano, cioè un frammento vulcanico non può creare un cratere così. Semmai va a terra e si spacca e toglie l'erba, però non può fare un cratere. Cioè, e poi scusa, queste altre meteore qua, queste mini meteore qua facevano parte di questo meteorite, sicuro.
perché cioè sono nella stessa direzione. Per fortuna non hanno colpito il lago, perché un'onda sarebbe andata addosso lì. Pensiamo, magari ora crolla questa, no, quell'albero lì non può mai crollare. Ma cacchio, però vedo che sono già passati 2 mesi da quando qua è crollato il ponte ed è ancora così integro. A parte sto pezzo qua che l'hanno lasciato, a parte che sto pezzo qua che era antigalleggiamento, a parte che bene, perché a parte che la tecnologia di questa città è meravigliosa, perché ad esempio se tipo il ponte sarebbe crollato, per fortuna la gente, l'ingegneria artificiale, ha avuto questa idea dei pezzi galleggianti, che così almeno non vanno a fondo, non ci rompesci, non inquino, perché di solito quando vanno giù inquinano di più, mentre ora non tanto. Ma a parte, io mi sono accorto di una cosa. Sbaglio o questo pezzo si sta frantumando da solo? Perché vedo che si sta, come dire, si sta distruggendo. Io vedo che si sta distruggendo. Perché, cioè, si vede. Si frantuma proprio poco. Il lago lo sta frantumando. Sì, mi sa proprio che il lago lo sta frantumando. Lo sta mangiando. Finché non rimarrà più traccia. A parte l'altro pezzo di ponte invece è una storia molto strana. A parte che tu ti sei inficcato nel terreno proprio a malinconico. Che c'entra, non c'entra nulla. Però tu sei inficcato nella terra proprio. Proprio bene bene. Vabbè, adesso devo andare a dormire. Certo che però meteoriti. Sono stanco. Corso per poco. Vabbè, dormo in questo autogrill. Ok, sono qua. Adesso mi devo sbrigare a uscire perché potrebbe esserci qualcuno. Ok, prendiamoci una caramella da qui. Ok. Me ne vado. Da sta casa qua. A parte che a fiaccola lasciano sempre aperte le porte di casa. Sono un po' stupidi qua, in questo quartiere. Si torna in Italia. Certo che abitare qua è proprio bello. Aia, che storta che ho preso. Ah, che ricordi! No, la casa di Grande Fede me la ricordo. Mentre ora è diventato parco eolico. Che ricordi! Qua una volta c'era la casa di Grande Fede. Che poi ovviamente è crollata all'improvviso, visto che era troppo alta e troppo stretta. Però mi sono accorta di una cosa. Io non vengo più a Linfola. Linfola è una città molto vecchia. Ah, mi sono accorta di un gran colore. Mi sono dimenticata di te. Oh, ciao, quanto tempo. È da un mese che non mi ascolti più. Sì, scusa, mi ero dimenticato di te.
Ma tu quanto tempo stai ancora qua? Io mi so per sempre, è troppo bello. Ah. Beh, come stai? Molto bene, molto bene. Ok. Perché ti chiamano? Vabbè. Buona serata con colore, ciao. Ciao. Ah, con colore. Io mi sono accorto che... No, eccolo. Lo yacht. Questo yacht, quanto tempo. Faccio una bu. Quanto tempo. Oh oh oh. Questo yacht me lo ricordo. Questo qua è un continente. No, questo yacht me lo ricordo. Questo yacht è da inverno, anche da... Questo yacht anche, è solo da estate purtroppo, però... Vabbè. Vabbè. E vabbè, dai.